ricominciamo a creare con un gufo eccezionale. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentornati, come state ragazzi? Riprende la programmazione di Arte per te, le vacanze sono ormai un ricordo bellissimo, per pochi fortunati ancora qualche scampolo si può godere, ma cominciamo a pensare all'autunno che ha alle porte. Del resto il tempo è tutto proteso verso la stagione autunnale e allora recentemente sono stata in montagna, ho raccolto qualche pigna e mi sono divertita a trasformarla in gufetti portafortuna per la stagione autunnale. Prima di passare sul piano da lavoro per vedere come si fanno questi bellissimi gufi, voglio però ricordare a tutti che su Facebook ho già cominciato la chiamata alle armi per il nuovo anno di corso di disegno di Arte per te. Le iscrizioni sono aperte, siamo già quasi arrivati al numero di massima accoglienza del corso. Ho detto che le prenotazioni si chiuderanno il 30 settembre, ma se dovesse arrivare a un numero troppo alto prima mi vedrò costretta a chiudere prima le prenotazioni, quindi se sei interessato vai su Facebook, troverai il video, oppure vai qui a scorrere tra i video, il video precedente a questo ti parlo del corso di disegno. Se vuoi imparare a disegnare, avere 5 anni di corso a tua disposizione con me che correggo tutti i tuoi disegni, e allora vienimi a cercare su Facebook e iscriviti al corso di disegno di Arte per te. Hai pigiato sulla campanella per non perdere video futuri? No? E allora che aspetti? Arte per te da oggi può essere anche la tua grande famiglia creativa. Insomma, iscriviti e spostati con me di là per vedere il gufetto portafortuna come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri gufotti autunnali. Ci serviranno uno o due di questi bastoncini di ciniglia. Se li avete marrone, prendete quelli, altrimenti dobbiamo colorarli. Prendiamoli del colore più simile al marrone e con un pennarello marrone li ricoloreremo per far uscire appunto il colore che ci necessita. Possiamo colorarli anche con l'acrilico molto molto diluito. Delle pigne, 3, non troppo grandi, più piccole di una mano. Più piccole saranno, più aggraziati verranno i nostri gufi. Io ho qui del feltro colorato, non ho ancora deciso in che colore farò i miei gufi, ma in generale sceglierò una soluzione di 3 colori diversi da adattare l'uno con l'altro, quindi sceglierò tendenzialmente colori autunnali, quindi adesso lo scopriremo insieme, e poi ci servirà anche una pistola per colla a caldo e relativa stecca. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il bastoncino cinigliato, io ce l'ho di arancione, e tingiamolo di marrone. Se avete il bastoncino cinigliato marrone, ovviamente saltate questo passaggio. Ve lo sto facendo vedere semplicemente per farvi capire, per insegnarvi come è semplice, con un banalissimo pennarello, colorare i bastoncini cinigliati a nostro piacimento. Quindi è un passaggio in più che vi faccio vedere giusto a scopo didattico, perché così, qualora vi dovessero servire, so che molte insegnanti mi seguono, questo è un bellissimo passatempo da far fare i bambini quando a scuola magari dovete impegnarli in qualcosa che sia abbastanza di precisione, che abbia dello stupore nell'esecuzione e che sia utile magari a non spendere troppi fondi in centinaia di bastoncini multicolor. Magari li potete comprare tutti bianchi e farli via via colorare all'occorrenza ai vostri bimbi. Loro si divertiranno e voi risparmierete il budget di classe. Adesso, sempre su questo foglio, devo progettare le facce del mio gufo. Allora, io voglio fare un gufo di quelli dotti, un pochettino così simpatici. E allora cosa faccio? Faccio uno così, poi faccio due così e tre,
e faccio uno, magari ombretta con un pennarello che funziona ci piace di più, vero? Uno, due e tre, e poi faccio che ciuffo posso fare? Poi gli faccio un ciuffo così, uno, due e tre, un bel becco così, e questo magari è il primo. Poi magari ne posso fare uno un pochettino. Ah, e le ali possiamo farle semplicemente così, uno, e sopra una di un altro colore, e poi magari farne un altro un pochettino più cattivone, sempre tre cerchi. Mi raccomando, per gli occhi dei gufi l'importante è che la pupilla e l'iride siano leggermente concentriche, quindi uno e due, cioè che così, e poi magari su questi io adagerò dei cigliotti, tipo uno, due, tre, questo può essere il gufone grande capo, questo poi lo giro e lo rifaccio anche da questo lato, il becco sempre più o meno allo stesso modo, e le alucce posso decorarle in maniera via via diversa. Quindi adesso sapete cosa facciamo? Prendiamo le forbici e ritagliamo le forme. Il primo lo voglio fare, naturalmente le pupille le faccio bianche. E adesso due cerchi più piccoli di questi. Adesso ne servono due neri per fare le pupille. Io nero non ce l'ho, quindi ne prenderò un pezzetto blu scuro che successivamente colorerò di nero. Coloriamolo di nero, semplicemente pigiando il colore sulla superficie. Adesso facciamo i cigliotti, anzi facciamo il ciuffone. Di questo qui lo faccio blu scuro il ciuffone, prendo un angolo, manovre per tagliarlo, lo piego in due così e taglio dei ciuffi via via più corti così, voilà, e il ciuffone di mezzo è fatto. E adesso il becco, prendo un angolo sempre per la specularità, lo piego in due e voilà, il gioco è fatto. Ritaglio la sagoma dell'ala, più o meno il disegno è quello che vi ho fatto vedere prima, questo qui, voilà, mentre per quella interna ricalco questa sagoma e ritaglio più piccolo in modo che la seconda entri e combaci con la prima, così. Bene, adesso prendiamo le ali e decidiamo di che colore farle. Io le farò blu nella parte più vicina alla pigna e marroni nella parte esterna. Quindi con le forbici non faccio altro che prendere una striscia di feltro, piegarla in doppio, appoggiare la nostra aluccia che ci sta a malapena e ritagliare la sagoma. Non vi posto neanche foto per una ragione molto più pratica: le pigne sono tutte diverse e le dimensioni sono tutte diverse, ragion per cui qualunque foto io postassi non sarebbe giusta per la vostra pigna.
gli andate di fantasia. Adesso prendiamo il marrone e due. Prendiamo adesso la pigna che meglio si addice al nostro lavoro, questa qua, io direi questa qua, e prendiamo anche il feltrino. Per quanto concerne il feltrino, dividiamolo, prendiamone circa 10 centimetri, ok? Pieghiamolo a metà. Quello che rimane lo pieghiamo a sua volta, lo pieghiamo a metà, quindi facciamo in modo che la parte esterna di ogni parte combaci con, ecco così, dovete formare in pratica un tridente, così, uno e due, e poi piegare così le dita. Vi faccio rivedere come ho fatto. Quindi 10 centimetri circa, piego a metà così, ben bene. Dopodiché prendo il capetto libero e faccio combaciare l'estremità con l'altra punta così, e schiaccio, presso moltissimo da questo lato. Stessa cosa dall'altra parte, e presso moltissimo, allargo le dita che si formano e le curvo così, ed ecco pronte le zampe. Bene, siamo pronti per assemblare. Colla a caldo, bella calda, e cominciamo. Prendiamo un occhio, sporchiamolo con la colla a caldo e appiccichiamolo. Voilà. Prendiamo un altro occhietto, colla a caldo, attenti a non bruciarci, e appiccichiamolo. Voilà. Prendiamo a questo punto ci conviene sporcare il feltro bianco, e qui appoggiare l'altro feltrino. Via via togliamo gli odiosissimi fili della colla a caldo. Stessa cosa dall'altra parte, e voilà. E adesso uno, due. Naturalmente, se lavorate con dei bambini piccoli, non usate la colla a caldo, usate della comunissima colla vinilica per far posizionare i pezzi ai bambini, o della colla aceto vinilica se magari lavorate già con bimbi delle elementari più grandetti, che quindi, dove quindi non c'è più il rischio che portino alla bocca la colla. Se invece lavorate con bimbi ancora piccoli, vi consiglio una colla non tossica come appunto l'aceto vinilica. Il ciuffo proprio cattivo, questo gufotto, incavolato proprio, si vede che fa le ore piccole. E voilà, togliamo tutta la colla. Adesso le alucce, colla a caldo, e appiccichiamo. Adesso agganciamo le zampe, una qua e una qua, e poi con un po' di pazienza eliminiamo la parte finale della pigna. Questo è un lavoro che faccio alla fine, perché solo alla fine mi rendo conto di quanta parte devo eliminare. In questo caso appunto sono proprio due squamette finali che mi impediscono di far stare in piedi il gufetto.
E adesso con un quadratino blu facciamo la pettorina. Voilà. E su quella ne facciamo un'altra. Le sovrapponiamo una sull'altra. Quindi appiccichiamo questa alla parte centrale del gufetto. E voilà, un laccetto da questa parte e il nostro gufotto è pronto per essere appeso nella stanzetta di nostro figlio o per essere una bellissima bomboniera per un battesimo o per una laurea, ragazzi. I gufi sono il simbolo della cultura, quindi dello studio, quindi per una laurea va benissimo, per un diploma. Sta pure in piedi, vedete? È troppo, troppo carino. Adesso io ne faccio un altro con altre fattezze, con i toni più autunnali. Userò il verde e l'arancione e voi invece scegliete che tipo di gufo fare e postatemeli tutti sulla pagina Facebook di Arte per Te. Faccio l'altro gufo e ci vediamo dopo le foto. Ciao! Ed ecco qui anche il secondo gufo, bello e pronto. Non sono bellissimi? Questo l'ho fatto alla rovescia, con la parte larga della pigna verso il basso, mentre questo ha la parte larga della pigna verso l'alto. Dipende anche dalla fisionomia che volete dare ai vostri gufi, più snelli o più robusti. Bene, questo però viene benissimo da appendere sfruttando l'attacco della pigna e questo viene fuori con un ciuffetto sulla testa, veramente carino. Decidete voi quale modello preferite o fateli di diversificati modelli a seconda della loro espressività. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Ciao! Gufetti, potete farli di qualunque colore, perfetti come bomboniere per la laurea, come segnaposto per adesso magari le cene di laurea, come segnaposto autunnali, come pendagli per le stanzette dei bambini. Basta aggiungere un laccetto quassù, vedete, e loro svolazzano per tutta la stanza, anche posti così sulle scrivanie fanno la loro figura. Basta poco a volte per dare un sentore autunnale a una cameretta, a una stanza, anche a uno studiolo che vogliamo rendere un pochettino più sbarazzino. Possiamo posizionarli anche tra le piante per dare loro un alloggio più consono e divertirci con la creatività che sia quasi ad impatto zero, tutta stoffa, natura e poco davvero poco altro. E allora, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, mi raccomando, aspetto la vostra condivisione, presentatemi ai vostri amici, ben ritrovati a tutti i vecchi iscritti, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, io spero che qua possiate divertirvi come ci divertiamo ormai da tanti anni. Io vi do appuntamento a un prossimo video creativo, tu invece adesso condividi il video e lasciami un pollice in su. Bene, vi mando un grande bacio a tutti, vi aspetto su tutti i miei social, Instagram, Facebook, dove vi ricordo ulteriormente che sta per ricominciare il corso di disegno di Arte per Te. Vi aspetto sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, trovate tutti i link qui giù in info box e naturalmente vi aspetto qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!